Allora, siamo live, vediamo, dovrebbe incominciare a entrare qualcuno, immagino, aspetto un attimo perché c'è sempre un... Non saranno tutti qui all'improvviso alle 18.30. Ma entrano. Allora, dunque, incominciano a entrare le persone, un saluto a tutti naturalmente, poi dopo ci sarà spazio anche per qualche domanda, ragazzi. Stasera io ho un ospite speciale, insomma, sapete che io, i miei ospiti sono ospiti speciali, questo assolutamente io lo definisco uno dei pilastri del bodybuilding e della divulgazione del bodybuilding e del fitness in Italia. Vi dico due o tre cose tanto per iniziare a introdurre il personaggio. Laureato in scienze motorie e in scienze con indirizzo alimentare, laurea magistrale in scienze della nutrizione umana, professore con master universitario in nutraceutica presso l'Università di San Marino, dove tuttora lavora ancora a San Marino, docente corso di specializzazione SANIS, scuola di integrazione e nutrizione allo sport, docente come corso di diploma in sport e nutraceutica consultant, preparatore atletico, personal trainer, istruttore di fitness e bodybuilding, vicepresidente della FIF, Federazione Italiana Fitness, e membro del comitato scientifico, già membro del comitato tecnico nazionale della Federazione Italiana Pesi e Cultura Fisica, consulente biomeccanico per aziende, attrezzature come Tecnogym, Panatta Sport e Passi, autore di articoli su diverse testate nazionali sul fitness e il benessere, coautore di studi pubblicati su diverse riviste scientifiche, tra l'altro è il motivo per cui oggi ci troviamo qui, e autore di svariati libri che adesso non sto a citare. Insomma, questo è il signore che abbiamo davanti, Marco Neri. Benvenuto, Marco. Dai, grazie a Enrico per questo invito. Sono molto onorato di essere, come tu sai, sono un tipo abbastanza schivo e non vedrete spesso mie cose online. Mi fa molto piacere, anche perché anche se non abbiamo avuto mai la possibilità di conoscerci di persona, io penso che c'è una stima reciproca che ci collega nel passare degli anni, per cui ho in mente le tue foto su Linea Sport su riviste, questo abbiamo detto alla nostra età, va bene, ma non è un problema. Non è un problema, io ci campo come anti-aging, per cui insomma... Ok, perfetto. Va bene, allora, perché io ho chiamato... A parte la grande stima che appunto ha sottolineato Marco e la sua grande competenza. Poco tempo fa Marco, insieme al dottor Paoli, che è l'eminenza italiana per quanto riguarda la dieta chetogenica, ha pubblicato uno studio su Nutrient. Il titolo dello studio è Effect of the 2 months of very low carbohydrate ketogenic diet on body composition, muscle strength, muscle area and blood parameters in competitive natural bodybuilders, che tradotto sarebbe uno studio sugli effetti della dieta chetogenica su un certo numero di bodybuilder natural in relazione alla composizione corporea, parametri sanguigni, eccetera, eccetera. La dieta chetogenica è molto in voga, se ne parla parecchio in questo periodo, è il primo studio di una certa rilevanza su questo tema nel campo della composizione corporea nel bodybuilding, e quindi mi sembrava interessante che Marco ce lo raccontasse un po'. Ci racconti un po' lo studio, Marco? Sì, devo dire che sulla chetogenica ormai si sa tantissimo, e negli ultimi anni sono stati pubblicati una marea di studi, ultimamente non ti so dire neanche quante. Tanto per dire come la cosa sia attuale, un recente studio fatto anche sempre con l'Università di Padova, e dietro c'è sempre lo zampino di Paoli, è l'uso della chetogenica proprio durante il Covid, quindi su chi ha contratto il virus, con una risposta immunitaria estremamente positiva. Per dire come si sia spinto avanti questo tipo di dieta. Per anni è stata avversa, perché comunque parlare di una dieta dove i carboidrati vanno non oltre i 20-30 grammi al giorno, io mi ricordo che all'inizio, quando ne parlavo, e devo dire che uno dei primi che me ne ha parlato è stato il compianto professor Dall'Aglio,
penso il più grande endocrinologo che abbiamo avuto in Italia, e ne parlavo in giro e venivo preso per matto, se non per un eretico. So che di eretici te ne intendi, Enrico, quindi attenzione, perché finivano al rogo, finivano. E quindi abbiamo fatto dei passi avanti, cioè, se non altro, oggi come oggi la dieta chetogenica è accettata. Devo dire che a scuola non se ne parla moltissimo, vale a dire nell'università se ne parla abbastanza poco, viene guardata con diffidenza. Oddio, c'è da guardarla con diffidenza, ma più che altro perché le persone non sono capaci a farla, ma questo è un altro discorso che magari facciamo dopo. Da questo punto di vista, venendo alla tua domanda, l'idea è abbastanza semplice, perché si è preso questo gruppo di bodybuilder esperti che per 8 settimane hanno fatto una dieta chetogenica. Venivano fatto tutto uno screening sia sul metabolismo che a livello ematico, compresi gli ormoni e l'andamento invece di massa magra e massa grassa. Veniva testata anche la forza su panca e squat. Questo è stato fatto all'inizio, è stato fatto alla fine. Capite anche che non è facile. E per farvi capire che non è facile, vi posso anche dire che abbiamo perso un 40% di soggetti durante lo studio. Perché? Perché per motivi vari non ce l'hanno fatta a seguire il protocollo. Un protocollo che metteva a confronto persone che facevano una dieta chetogenica con persone che invece facevano un'alimentazione che conteva circa il 55% di carboidrati. E le due alimentazioni erano isocaloriche. Quindi le calorie erano uguali, solo anche le proteine erano uguali, per cui il carico proteico era di 2,5 grammi per chilo di peso corporeo. Mentre invece quello che chiaramente cambiava era l'apporto di grassi, essendo un iso. Ti chiedo, perché sappiamo che alti livelli di proteine possono incidere per l'apporto di aminoacidi, per gluconeogenesi, sui livelli di chetoni nel sangue, quindi farci uscire dalla chetogenesi e dalla dieta chetogenica. Quali erano i livelli di chetoni che avete misurato questi atleti che stavate seguendo nel gruppo chetogenico, naturalmente, e se sono sempre rimasti stabili? Nessuno ha superato, mi sembra, i 7,5. E questo vuol dire che in soggetti sani, ed erano tutti sani, in realtà non siamo mai andato in quella che è la chetoacidosi diabetica, dove la chetonemia può anche arrivare a 20 millimoli litro. Esatto. E un'altra cosa importante è che c'è durante la chetoacidosi, ed è questa la parte terribile, un'alterazione, un abbassamento del pH ematico. Questo non è mai successo. Per cui la neoglucogenesi è molto importante nel primo periodo. Poi invece c'è un tipo di adattamento, sì. Per cui quello che è importante, infatti, è che i valori di glicemia durante i 2 mesi non sono mica cambiati tanto. Cioè, vale a dire, se tu guardavi i livelli di glicemia fra i due gruppi, sì. No, non c'era una differenza enorme, nonostante che i valori di insulina fossero chiaramente molto più bassi, fossero. Chiaramente. Quindi la via derivata dal glicerolo metabolizzato dai trigliceridi, più la parte chiaramente legata a un po' di neoglucogenesi, era perfettamente adatta a portare avanti. Attenzione, facevano un programma di massa, ma tutti avevano introdotto anche degli esercizi con carichi abbastanza alti, perché arrivavano al 90 per 100. Sì. Tant'è vero che la forza è aumentata in entrambi i gruppi, è aumentata. Esatto. E questo è un dato estremamente interessante. Infatti volevo specificare che avete selezionato 19 atleti, se non sbaglio, sì.
tra i 20 e i 40 anni erano 9 che avete destinato alla dieta chetogenica e 10 alla Western Diet, alla dieta convenzionale. Ho una cosa interessante che ti leggo e poi commentiamo insieme. I risultati in termini di composizione corporea da commentare nel gruppo chetogenico sono stati di diminuzione dell'1% del peso, mentre nel gruppo Western Diet aumento del peso del 2%, abbiamo detto che era una dieta ipercalorica, quindi c'è stato un aumento del peso del 2% in chi faceva la dieta convenzionale e una riduzione dell'1% in quella della chetogenica, significativo aumento di massa muscolare e diminuzione del grasso nel gruppo chetogenico, mentre nel gruppo Western Diet aumento massa con minima riduzione di grasso corporeo. Oh, è interessante, siccome tu avevi introdotto gli allenamenti, è molto importante capire un po' che tipo di allenamenti, se tu lo sai, stavano portando avanti, cioè tu sai i tre metabolismi, ossia l'anaerobico lattacido, ATP fosfocreatina, dove sono allenamenti estremamente corti, sotto i 10 secondi, in cui non viene prodotto sostanzialmente acido lattico. Oppure stavano facendo classiche sessioni di bodybuilding lungo, dove principalmente il sistema anaerobico lattacido è stato implementato, oppure avevano anche attività di tipo aerobico, dove c'era beta-ossidazione di grassi, perché incide parecchio probabilmente anche sulla qualità del lavoro che è stato fatto e eventualmente dei risultati. Sì, considera che soprattutto quando si ha a che fare con dei bodybuilder è molto difficile imporre a tutti lo stesso schema di allenamento. Infatti una delle critiche che può essere fatto allo studio è che l'allenamento in realtà non era standardizzato. E questo sì. Però erano tutti bodybuilder esperti, e devo dire che la caratteristica è che si allenavano dalle 3 alle 4 volte a settimana con sedute intorno ai poco più dell'ora, dai 60 ai 70 minuti, non è stata fatta nessun tipo di attività aerobica. Okay. La scelta degli esercizi era sui base, io ho visto che quasi tutti facevano un allenamento quasi di forza, anche perché siccome sapevano che provavamo il massimale, sì, capiti che erano incentivati, non volevano mica fare una brutta figura, per cui sui base non dico che era un allenamento da powerlifter, ma direi molto simile, mentre invece introducevano degli esercizi complementari con qualche tecnica di intensità, quindi del rest pause, delle stripping, che se ci pensi come metodologia di allenamento non è propriamente sbagliata, vai a colpire vari settori, eccetera. So che tu diresti dovevano fare un'altra intensità, però lasciamo a ciascuno quello che pensava fosse meglio fare, però devo dire che nonostante appunto non fosse standardizzato, in fondo non facevano delle cose così differenti. Comunque stiamo parlando di un allenamento che è principalmente anaerobico lattacido, ma non è mai stato un lattacido, cioè nessuno si spingeva con le ripetizioni particolarmente alte, cioè il pump vero non c'era nessuno che facesse un pump. È per questo che te lo chiedo, Marco, perché se usiamo una dieta chetogenica e abbiamo un allenamento quasi anaerobico lattacido, leggermente lattacido, è chiaro che utilizzando come sistema energetico, creatina, esatto, l'impatto sulla forza è molto inferiore, nel senso che si può mantenere un allenamento con i livelli di forza molto più alti proprio perché non abbiamo bisogno di zuccheri, cosa che viene ridotta durante la dieta chetogenica come carburante durante l'attività fisica. Quindi, ma ti devo dire che fra i natural, e qui mi devi dire anche la tua esperienza, difficilmente ho trovato gente che lavora con il pompaggio a ripetizioni particolarmente alte. Dipende. Ci sono i seguaci dei metodo buffer che usano. Nei natural devo dire molto di meno. Hanno capito, sì, che devono ridurre il volume e che devono aumentare anche la frequenza. Però ce ne sono ancora parecchi, e ci sono parecchi blogger che spingono nei natural allenamenti estremamente lunghi a buffer. No, io sono contrario, cioè non io, con me sfondi una porta aperta.
Questa era una provocazione, era una provocazione. Oh, era importante inquadrare la situazione per andare poi adesso effettivamente insieme a ragionare su quelli che sono stati i risultati. Ti leggo i primi, così magari li commentiamo insieme, naturalmente parti tu. Risultati del lavoro, i valori ematochimici, in termini di valori ematochimici, importante cambio della lipidemia nel gruppo chetogenico, con forte riduzione dei trigliceridi e del colesterolo totale e aumento dell'HDL. Quindi il profilo trigliceridi HDL era intorno a 2, che sappiamo che è a bassa aterogenicità, cioè il RIP, sì, quando i trigliceridi fratto l'HDL va sotto il 2, dal 2 in giù sostanzialmente, il rischio di accumulare grasso all'interno delle arterie e di produrre situazioni arteriosclerotiche si riduce molto. Nella dieta invece, Western diet, classico, chi non ha fatto la chetogenica, invece il valore andava a 3, era più alta. La dieta convenzionale ha maggior quindi rischio di aterogenicità. Riduzione però del testosterone e della produzione di GF1, che è una molecola estremamente importante per l'aumento di massa muscolare, insulin-like growth factor 1, nella dieta chetogenica, e aumento del testosterone e GF1 e sta nella dieta invece western, nella classica. Io ti dico, c'è stata quindi una probabile riduzione del testosterone che possiamo e dell'IGF-1. Secondo te potrebbe essere nella dieta chetogenica questa riduzione del legata al colesterolo? Esatto, potrebbe. Alla riduzione del colesterolo. Potrebbe essere legato a questo. Quello che è sorprendente, secondo me, invece, è che da analizzare, perché detto il dato freddo così, uno dice come gli cala l'IGF-1 e gli cala il testosterone, vuol dire che è una dieta che non va bene. Ma però, attenzione, questi non hanno perso massa magra, quindi in realtà ci sono dei meccanismi che comunque sono conservativi sotto questo aspetto. Secondo me ci dimentichiamo di una cosa, che un allenamento, soprattutto con carichi discretamente alti, ha un effetto sull'MGF, quindi il fattore di crescita meccanica, il muscle GF, e questo c'ha già un'azione tampone, ma c'è tutta un'azione invece ormonale che viene data dal fatto che è vero che sono bassi i valori di testosterone e di GF, ma invece, e purtroppo qua il valore ci manca, al 90% sono aumentati quelli di IGH. Ok. Perché, e qui c'è uno studio fatto da Ronda, che ha fatto diversi studi sulle diete chetogeniche, e lui, ti cito proprio quello che dice, la carenza di IGF-1 è coerente in realtà con un aumento di IGH, dove il IGH antagonizza le azioni dell'insulina e migliora l'ossidazione dei lipidi. Ecco. Anche il GIAC promuove la lipolisi, eccetera, eccetera. Esatto. Quindi, come appare da questo studio, ma noi lo sapevamo che la chetogenica non poteva essere una dieta anabolica, ma non è neanche catabolica, cioè nel senso che questi sono riusciti a mantenere i livelli di massa magra. Esatto. E nonostante tutto hanno avuto un'azione di forza, ecco perché significa che c'è stato sicuramente un movimento, secondo me, a livello dell'MTOR e credo anche a livello dell'MGF che lavora in questo senso qui. All'MGF di sicuro, e probabilmente anche questo meccanismo legato al GH che non è stato misurato potrebbe spiegare in parte questo effetto anticatabolico, se non anabolico, della dieta chetogenica sui praticanti. Sì. L'altra cosa interessante, Marco, è dello studio, che è emerso che nei praticanti che usavano la dieta classica si sono alzate le transaminasi abbastanza alte relativamente all'interno dei range naturalmente o leggermente più alte, mentre invece nella chetogenica le transaminasi sono state basse, e le transaminasi ci danno comunque e sono comunque un indice di... Anzi, l'alta è scesa addirittura. Nell'alta è scesa, esatto. L'alta è scesa. Le transaminasi sono un indice, come stavamo dicendo, di lavoro epatico, di stanchezza epatica,
che se lo guardiamo in prospettiva, siccome i periodi di massa sono periodi relativamente lunghi, sul tempo in qualche modo agiscono negativamente sulla funzionalità epatica. E potrebbero anche spiegare, e lo butto lì se sei d'accordo, l'innalzamento invece dei trigliceridi. Noi sappiamo che quando il fegato non lavora bene, si rischia poi la steatosi nei casi eccessivi, ma comunque la prima cosa è un innalzamento dei trigliceridi nel sangue. Ma qui gioca un ruolo chiave l'insulina, gioca, perché sappiamo poi che le alimentazioni con i carboidrati più o meno alti in realtà che lavorano quindi sulla secrezione di insulina, i trigliceridi partono a 1000 e io ho trovato molto spesso valori di transaminasi alti dovuti proprio a questa azione combinata di stress e allenamento più un'alimentazione troppo carica sotto questo aspetto. Mentre invece è interessante sottolineare, questo mi collego anche alla prima domanda che mi avevi fatto, che la transaminasi ALT è scesa nel gruppo di chetogenica. Uno dice, beh, ma come mai? Anche perché la transaminasi ALT è uno degli enzimi chiave per la sintesi del glucosio da aminoacidi. È vero. Ed era basso. Quindi vuol dire che in realtà tutta questa glanda che neoglucogenesi di aminoacidi non c'era e che tutto quello che derivava dai corpi chetonici era più che sufficiente per mandare avanti tutta la baracca a livello nervoso. Esattamente. Hai detto bene, infatti presumevo anch'io resistenza insulinica, perché generalmente quando si crea resistenza insulinica c'è un innalzamento dei trigliceridi e probabilmente una bassa resistenza insulinica ha dato vita a quella condizione che stavi descrivendo. L'altra cosa interessante che è emersa sempre dal lavoro sono sia gli indici flogistici, cioè l'infiammazione generale, che sono stati presi in considerazione, e il BDNF. Intanto diciamo che il BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, è il fattore di crescita neuronale, quindi aumenta la quantità di sinapsi di neuroni nel cervello, questo fattore, e gli indici flogistici che sono stati, invece di infiammazione classici, che sono stati presi in considerazione sono l'interleuchina 6 e il fattore di crescita tumorale TNF-alfa, che sono due indici chiaramente infiammatori. Nella dieta che dunque diminuiti solo nella dieta chetogenica, gli indici flogistici, quindi interleuchina 6 e TNF-alfa, sono diminuiti nella dieta chetogenica e invece aumentati in quella classica. E il BDNF è migliorato sensibilmente nella dieta chetogenica e poco nella dieta invece classica occidentale che si usa normalmente. Questo te la dice lunga su questa cosa qua. Esatto, e questo io l'ho ricondotto, e magari tu aggiungi qualcosa, alla minore resistenza insulinica e quindi a una minore infiammazione sistemica. Noi sappiamo che più insulina viene prodotta generalmente... Guarda, il TNF-alfa è generalmente legato proprio ai livelli di insulina. Quindi citochina... È direttamente legata alla resistenza insulinica, tant'è vero che viaggiano di pari passo, viaggiano, e quindi logico che nel momento in cui si ha un'alimentazione che stimola l'insulina, il TNF aumenta, ma questo ci porta a un'infiammazione sistemica, assolutamente. Esatto. Ed è uno dei motivi per cui, insieme anche all'interleuchina 6, si stanno analizzando le diete chetogeniche nei tumorali, proprio per questa azione, perché non ci dimentichiamo che la maggioranza dei tumori si nutre di glucosio. Esatto. E quindi affamare il tumore è una delle ipotesi per cui ci sono tantissimi studi che cercano di capire, di simulare proprio questo tipo di situazione che è estremamente interessante. Infatti l'impiego, tra l'altro, me lo confermerai, delle diete chetogeniche oggi è stato principalmente nei malati di tumore del cervello, glioblastoma se non sbaglio, e nelle persone che non potevano essere trattate farmacologicamente per problemi epilettici. Questi sono stati i due impieghi principali delle diete chetogeniche.
Sull'epilessia, pensa che il primo studio è degli anni 40. È degli anni 40, quindi, ed è una delle poche risposte, esatto, che si può dare a livello alimentare proprio sull'epilessia. Non ci dimentichiamo che nel Vangelo Gesù, di fronte all'epilettico, si dice che questi demoni si devono curare con la preghiera e con il digiuno. Vedi? Alzi i livelli di chetoni, quindi. E attenzione, al di là dell'affamamento di glucosio, i chetoni hanno dimostrato un'azione diretta antitumorale, quindi proprio già i chetoni da soli hanno un'azione antitumorale. Faccio una parentesi, per pensare di assumere dei chetoni esogeni, fra l'altro in delle forme poco attive, come va di moda adesso, non ha nessun significato biologico. Chiusa parentesi. Okay. Interessante. Okay. È interessante perché sono nate molte aziende che producono questi chetoni sintetici, che tra l'altro sono immangiabili o imbevibili a seconda di come si prendono, e ci stai dicendo che questi chetoni esogeni, diciamo, sintetici, non funzionano come invece i chetoni che vengono... No, perché poi devono essere delle isoforme particolari, se devono essere, per cui le uniche che sono state testate a livello esogeno in realtà hanno dei costi inavvicinabili e sono prodotti solo a scopo di studio, fra l'altro li stanno provando anche alla NASA, li stanno provando, però adesso faccio una cosa estremamente banale, è un po' come dire aminoacidi in forma D e in forma L, sì. hai voglia di prendere la forma D, il corpo non li usa, quindi è perfettamente inutile andare a usarli. Quindi, siccome uno dei principali scopi per cui vengono assunti è il dimagrimento, non hanno capito invece che è solamente stimolando la produzione endogena legata al controllo glicemico, insulinico, eccetera, che funziona. Perché al limite i colpi chetonici possono essere solo degli energizzanti al massimo, ma non hanno quella funzione che invece uno ricercherebbe per il calo di peso. Esatto, e non accendono eventualmente quelle vie metaboliche che sono legate direttamente alla produzione dei chetoni, quindi ti faccio presente la MPK, adenosin monofosfato proteinchinasi. Assolutamente. Bene sapersi, perché questo è un argomento che dovrò approfondire. Ti aggiungo una cosa, per quanto riguarda invece il BDNF, il Brain Derived Neurotrophic Factor, dicevamo prima, pensi che sia aumentato in relazione proprio ai chetoni, perché noi sappiamo per esempio che il cervello è dibattuta questa cosa, però sappiamo che il cervello è felice di avere chetoni piuttosto che glucosio, li impiega molto bene, addirittura nei primi 2 anni di vita i bambini quando sono allattati funzionano principalmente un metabolismo chetonico, e è possibile anche appunto proprio per questo motivo che stimolano in loro stessi la produzione di BDNF. Sei d'accordo? Sì, i colpi chetonici hanno questa caratteristica, infatti questo dato personalmente mi ha fatto capire, si sapeva perché altri studi l'avevano visto, ma vederlo anche su atleti che comunque si allenavano in modo discretamente intenso, e cosa comune, chiunque abbia provato a fare una dieta chetogenica, questo fatto che in realtà dopo un po' spariva la fame, ma soprattutto una lucidità mentale, una reattività estremamente alta. Addirittura si lega al BDNF anche a molti aspetti dell'umore. Infatti questa è una neurotrofina, viene studiata anche proprio per gli sbalzi d'umore, per le depressioni, eccetera. E questo è molto importante anche perché ti permette di affrontare con un altro schema mentale, un altro tipo di atteggiamento mentale, sia allenamenti intensi, ma anche situazioni di stress lavorativo normale. Quindi è estremamente positivo questo. Assolutamente. Beh, tirando le conclusioni di questa prima parte di quello che abbiamo discusso, emerge che fare usare una dieta chetogenica per l'aumento di massa nel bodybuilding natural
da svariati vantaggi: forza sostanzialmente uguale, tendenza a una ricomposizione corporea a favore di un abbassamento del grasso, mantenimento della massa muscolare, meno stress epatico, e quindi transaminasi sotto controllo che su lunghi periodi portano un affaticamento epatico, aumento dei trigliceridi e resistenza insulinica, e quindi in questo caso, a parte l'abbassamento del testosterone dell'IGF-1, sembrerebbe che sia una strada particolarmente interessante. Ora, mi sento di dire un paio di cose che sono che le diete chetogeniche, come ho detto, si conoscono da moltissimo tempo, ma è interessante sapere come la prima sia del 1879 ed è una esperienza sul campo, vale a dire questo medico sfassata, una cosa del genere, che accompagnava una spedizione antartica, sì. Con militari, slitte, cani, eccetera, a un certo punto si ritrova in una serie di perturbazioni che loro dovevano stare via, penso, 2 settimane, e in realtà sono stati via 3 mesi, 4 mesi, una cosa di questo genere. Chiaramente finiscono i viveri e i meno preoccupati erano le loro guide, perché ha detto: ma che problema c'è? Peschiamo e cacciamo. E quindi hanno cominciato a vivere di pesca e di carne, eccetera. Ed è bellissimo il diario, perché poi lui, questo medico, ha praticamente dato una di divulgazione ai dati che aveva. Dopo i primi 10 giorni, lui dice, e coincide perfettamente, dove tutti si sentivano un po' abbiaccati, non avevano più l'energia di prima, tutti cominciavano a stare bene, anzi, c'era un, nonostante la situazione poteva sembrare negativa, pericolosa, erano tutti positivi, avevano un bel andamento, eccetera. Sono tornati tutti a casa, i militari, le guide, i cani, tutti. Lo sai qual è stato il vero problema? Quando sono tornati alla base. Perché questi hanno incominciato a mangiare i carboidrati come se non ci fosse un domani. Certo. E questo è stato un dramma, perché hanno preso, non mi ricordo quanti chili di peso, con degli sbalzi di glicemia pazzeschi. Beh. Ora, il messaggio che volevo dare è che innanzitutto la dieta chetogenica, come abbiamo detto all'inizio, non è un'iperproteica, perché non è neanche detto che debbano essere 2,5 grammi per chilo. Questi erano dei bodybuilder, ci siamo sentiti di stare sui limiti alti, perché si può fare benissimo una chetogenica anche con 2 grammi per chilo. Sono i grassi la parte fondamentale. Esatto. E senza grassi in realtà non cala la fame, tu hai voglia di mangiare proteine. I grassi non calano, e dall'altra parte il ritorno a una normalità, perché attenzione, chi vive una vita sociale sa benissimo l'importanza dei carboidrati, e se fai una chetogenica non puoi mica fare il pasto sgarbo, no. Se la fai, la fai, e quindi capisco che da un punto di vista psicologico non sia da tutti. E invece è un casino se tu avevi avviato una chetogenica e poi cominci a fare la pizzata, ma cioè il compleanno, è un casino veramente mostruoso. Tant'è vero che molte persone che avevano riconquistato una buona forma fisica, ma non solo con la chetogenica, con tutte quelle forme alimentari con i carboidrati abbastanza controllati, sì. Se a un certo punto si lasciano andare, hanno un rebound, perché in realtà il loro sbalzo glicemico insulinico è più alto di prima, certo. Cioè hanno proprio uno sbalzo incredibile. Mi viene in mente, hai presente nel dopo gara, dopo 3 mesi di alimentazione iperproteica, sì. A carboidrati bassi, uno cominciava a mangiare per 2 giorni e si ritrovava coi, esatto, piedi come 2 zampogne, esatto. e con 6 kg di ritenzione idrica in più sul corpo. Ma questi sono aneddoti dei tempi andati, sono. Esatto. Quindi ecco, volevo dare questo flash, perché la dieta chetogenica in realtà è una dieta che, ben gestita, non è pericolosa. Il problema per me è più il dopo. Esatto. E soprattutto quando si fa una chetogenica ci vuole la consapevolezza che bisogna attenersi a certi cibi, a certe tipologie di alimenti,
e basta, non puoi dire sabato sera una cosa o un'altra. La dieta chetogenica ti chiede quindi di essere abbastanza marziale nell'affrontare questo tipo di alimentazione. Sì. Infatti si parlava, quello di cui stavi parlando tu, la possiamo chiamare anche flessibilità metabolica, cioè quella mancanza di enzimi sia a livello digestivo che a livello metabolico che ti permettono di poter shiftare da un metabolismo all'altro, da un substrato energetico, carboidrati o grassi, all'altro velocemente. Ed è il motivo, per esempio, che nel mio libro Elisir, dove uso alimentazioni di stampo paleo, introduco delle ricariche più alte di carboidrati proprio per mantenere questa flessibilità metabolica, che è anche legata spesso, e vediamo se me lo confermi, una dieta chetogenica o una dieta paleo pura, che non è una chetogenica ma una very low carb generalmente, porta non solo a una riduzione della flessibilità metabolica, ma anche spesso una riduzione, indipendentemente dall'apporto calorico, di quella che è la funzionalità tiroidea, ossia la produzione della T4 e della conversione della T3. Mi confermi? Assolutamente sì. E io sono convinto che questa flessibilità metabolica sia da ricercare proprio facendo degli high-low. Esatto. E questo, secondo me, è una delle strategie più semplici e più funzionali, che è quello proprio di creare questo tipo di andamento. E per me bisognerebbe insegnare alle persone a mangiare cercando la qualità più della quantità. Assolutamente. Perché so che ci sono i maniaci dei grammi. Io non sono un maniaco dei grammi, perché non credo, anche perché ti crea una situazione di costrizione mentale che non ho mai visto nessuno che si diverte a pesare tutto ciò che mangia. Esatto. Se invece proviamo a insegnare alle persone a mangiare in modo corretto, e provando anche a insegnargli alcune insidie, ma ti dirò che io questo ci sono arrivato a fine carriera. Ad esempio, quanto possa essere importante il sale. Esempio, nelle diete chetogeniche, in teoria, anche i cibi ricchi di sale si possono usare tranquillamente, ma io tendo a non strafare sotto questo aspetto qua. A maggior ragione, anche nelle diete dei bodybuilder che affrontano le gare, direi che è il festival del tonno, della bresaola, del prosciutto, eccetera. Ora, per carità, ci può anche stare, ma sistematicamente, a mio avviso, non va assolutamente bene. Io credo che i cibi puliti siano quelli che danno risultati maggiori. Ben venga il riso, la segale, queste ho inserite periodicamente per fare qualche buona ricarica. E alla fine del mio percorso avevo capito che non occorrevano quantitativi proteici da matti, e io sono stato uno di quelli che in qualche momento ha usato quantitativi proteici da matti anch'io, e mi sono accorto invece che non servivano, mentre invece ho scoperto con grande soddisfazione gli aminoacidi, i pool di aminoacidi, gli essenziali. Abbiamo parlato anche con Alex Zuccaro e con Dorian Yates, proprio perché tutti noi abbiamo eliminato sostanzialmente le proteine in polvere, e nel caso abbiamo bisogno di integrazione usiamo solo gli essenziali. Prego, continua pure. No, ma sai, alla fine, come vedi, a me fa piacere che campioni come Alex Zuccaro o anche persone della tua esperienza, nel tuo caso si può dire anche campione perché sei stato tale, io mi vanto, nella vita sono sempre arrivato secondo da tutte le parti, sono sempre arrivato secondo campionato italiano, non d'Italia. E lo sai, però devo dire, l'arrivare secondo mi ha sempre dato lo stimolo a cercare di capire perché arrivavo secondo, capito? E sempre andare avanti, finché qualcuno non mi ha parlato bene di genetica. Sì. Perché, ragazzi, qua ci dimentichiamo di un fattore importantissimo, per chi non riesce ad accettare il fatto che la genetica ti porto più o meno in cima a un palco, e pensare che con la chimica tu possa superare alla genetica è una barzelletta grande come una casa, no? Io racconto sempre un aneddoto bellissimo, ma vero, che una volta è venuto da me un ragazzotto alto 1,50 m, peso 90 kg, e mi ha portato una foto artistica che avremmo visto un po' tutti, che c'è
questo modello di colore con un martello in un'officina, molto bello, eccetera. E sto ragazzotto mi dice: vorrei diventare così. La mia risposta è stata: partiamo dalla gomma? Io ho detto dal martello. Più o meno. Dal martello, dove partiamo? Assolutamente. C'è molto, molto da fare. Quindi, come vedete, l'alimentazione in realtà è molto più semplice. Poi, cosa che tu sai benissimo, perché vedo che lo dici, l'aspetto mentale è fondamentale. Perché l'alimentazione va a cogliere un fattore emozionale e di compensazione di stress che al mondo d'oggi, mi rendo conto, è difficile dire no. Quindi chi pensa che l'alimentazione sia mettersi lì a fare due calcolini, esatto, di grammi, sì, l'alimentazione è qualcosa di molto più complesso, perché va a toccare l'indole più vicina della nostra psiche. Assolutamente. I fattori emozionali all'interno dell'alimentazione sono fondamentali. Tra l'altro, Marco, e poi continuiamo, ci stanno seguendo alcuni campioni che saluto, amici che ho conosciuto di persona, come Eros San Martino, campione del mondo. Cioè Luigi, ho visto Luigi Tola. Ecco, io sono emozionato perché queste persone potrebbero benissimo venire qui al mio posto e ci potrebbero raccontare cose che hanno vissuto sulle loro spalle. Per cui a me l'idea che queste persone a volte vengono ignorate da tutti i fenomeni del web che ci sono, mi fa un po' incavolare. E vi devo dire che i titoli universitari, per carità, vanno bene, dot, prof, tutto quello che volete, ma in molti casi silenzio e ascoltare. Perché io personalmente ancora oggi imparo tutte le volte che qualcuno mi spiega che ha provato quella tecnica, che sta provando a fare quella cosa. Per me è estremamente stuzzicante sotto questo aspetto. E devo dire che uno dei motivi per cui sono un po' allergico ai social è proprio questo. Quando ho scoperto che Umberto Eco non aveva un suo profilo ed era per questo motivo, la giustificazione che dava lui era molto allegra. Lui diceva: ai miei tempi lo scemo del nostro villaggio lo conoscevano tutti, e se al bar lo scemo del villaggio diceva qualcosa non c'era un problema. Ha detto: il problema dei social oggi è che lo scemo del villaggio lo scriva e diventa virale. Diventa virale, e questo è un problema. Per cui io ripeto, siccome mi ritengo lo scemo del nostro villaggio, me ne sto zitto e ascolto, perché c'è sempre da imparare qualcosa. Tu sei l'esempio, e poi continuiamo con la nostra intervista, ma chiunque abbia un minimo di conoscenza, come diceva Socrate prima di noi, mi rendo conto che più so e meno so. E quindi più so e meno so, e ascolto. Anch'io continuo ad imparare, nonostante gli studi, gli anni di pratica, eccetera, eccetera. Passo molte ore studiando tutto quello che poi scrivo anche nei miei libri, provando, eccetera. Ma ho sempre persone che in qualche modo mi aggiungono qualcosa, e soprattutto chi ha praticato ad alti livelli. Perché non dimentichiamoci che il bodybuilding ad alto livello è un po' come la Formula 1 per le automobili, è lì che si vanno a regolare i centesimi sulle alimentazioni, e poi si possono esportare alla popolazione e si fa tutto quello che si deve fare. Guarda, tu adesso stiamo diventando più filosofi che tecnici. Esatto. Tu prima hai parlato e hai intervistato Alex Zuccaro, che io apprezzo moltissimo. Alex ha scritto un post bellissimo poco tempo fa, dove parlava proprio di dove sta andando un po' il bodybuilding oggi. Guardate che il problema è che si è perso completamente la differenza fra essere e apparire, dove in realtà bisogna cercare di fare convivere le due cose. Uno dei miei maestri è stato Ugo Romano, sconosciuto ai più, solamente la nostra generazione si ricorda, nonostante che sia stato un grandissimo atleta che ha partecipato, penso, a 10 campionati mondiali, eccetera. Io una volta chiesi a Ugo: Ugo, ma che differenza c'è fra un uomo e un campione? E Ugo Romano mi disse: l'uomo, il campione esalta tutte le caratteristiche dell'uomo
senza mai dimenticarsi di essere tale. Quindi con tutti i limiti di questa cosa. Mentre invece qua ci troviamo di fronte a persone con dei curriculum sia sportivi abbastanza risicati, che invece sono i super campioni. Mi spiace, ma a 60 anni vorrei un po' più spessore. Ma a 20 anni non ero neanch'io così, ma con l'andare del tempo poi arrivi a capire tutta una serie di cose che ti vorrei vedere di più, ecco, questa ricerca. E infatti tu vedi anche nei tre grandi campioni, qua parliamo delle grandi stelle, dei Mister Olimpia, eccetera, personaggi come Dorian Yates, che come dice, è un mio amico personale, ci sentiamo quasi tutti i giorni, che si è reinventato completamente dopo aver vinto 6 volte il Mister Olimpia e oggi fa yoga. E naturalmente con i problemi che ha avuto alle spalle, eccetera, si allena sempre, insegna in palestra, tutto quello che vuoi, a persone che vogliono seguirlo, ma che ha anche preso strade diverse, tra cui la meditazione, lo yoga, una certa spiritualità. È sempre interessante vedere, perché sono uomini che hanno creato un'era, hanno dato vita a un'era vera e propria, nel caso di Dorian Yates, ma come nel caso di tanti altri, e che poi si sono reinventati e hanno saputo anche andare oltre a quello che era semplicemente il campione, il grandissimo campione in questo caso di bodybuilding. Quindi sono del tuo parere. Oh, e Alex in Italia è un bellissimo esponente, non per niente. Alex, ecco, quando un campione non ha bisogno del palco per continuare ad allenarsi, questo acquista già 1000 punti nei miei confronti. Cioè, quindi non devi mica arrivare prima. Se tu hai la voglia di allenarti, ogni volta di metterti a confronto, e qui vengo nel tuo campo, l'alta intensità, se tu non l'hai capita, se non l'hai provata, non fai fatica. Io sai che ho molta stima nei tuoi confronti e dico, ma Madonna, ma sei veramente bravo col tuo protocollo HDZZT, hai cercato di fare in modo di avviare le persone all'alta intensità. Ecco, io ti devo dire, guarda, io non sono convinto che sono tutti adatti all'alta intensità, lo so che sto dicendo, sto bestemmiando in chiesa, perché le persone non sono abituate a soffrire. Se tu non sei abituato a soffrire, l'alta intensità non la puoi fare. Mi dispiace. E siccome molte volte viviamo in un mondo dove vuoi tutto e subito, è molto fatica. Io adesso sono in condizioni dove ho una perartrite con la rottura del piccolo rotondo. Faccio fatica a fare tutta una serie di cose. Ogni tanto ci provo a fare dell'alta intensità, ma mi incazzo e basta, perché non riesco a farla e quindi devo ovviare su altre cose. Quindi credo che l'alta intensità sia... Possiamo parlarne, Marco, magari ne parliamo di questo discorso tuo, dei tuoi problemi. Quello che dici, visto, siamo passati all'alta intensità, dopo ritorniamo su alcuni punti che volevo chiarire dello studio della dieta chetogenica, però visto che siamo sull'alta intensità e siccome è un argomento che ci stimola entrambi, andiamo avanti un attimo lì. Hai ragione quando dici che il discorso della sofferenza è importante, però la sofferenza si costruisce anche nel tempo. Quello che io cerco di far passare attraverso i miei video, semplificando, a volte sono tacciato di estrema semplificazione in questo senso, ma devi generalizzare un messaggio per farlo arrivare a molte persone, sarai d'accordo con me. Certo. Quello che cerco di far passare è che sia in alto volume che in alta intensità alla fine arriviamo agli stessi risultati. In alta intensità è un metodo estremamente ottimizzato, e quando parlo di alta intensità le due tecniche principali di Heavy Duty e di Mike Menzer, il protocollo ibrido, che è una derivazione che ho sviluppato io, o anche la tecnica di Dorian Yates, la BYIPIT, diciamo, che è molto vicino alla prima versione del Heavy Duty di Mike Menzer. Il problema in questi casi, nell'alta intensità, diciamo, va a risolvere un problema fondamentale, quello del tempo nella nostra società. Tu sai, io sono un imprenditore,
sono stato un campione, sono diventato un imprenditore, ho la ITA, l'Accademia, eccetera, le aziende qua a Tenerife e in Italia. Quindi, al di là dei risultati che erano importanti, e sono arrivato a fare il terzo ai campionati del mondo lavorando in alta intensità, poi si è posto il problema di trovare un modo di allenarmi che fosse altrettanto proficuo e nello stesso tempo non mi portasse via quelle 4-5 sedute alla settimana canoniche che invece sono previste nelle metodiche classiche. L'alta intensità mi andava a risolvere questo primo problema. Seconda cosa dell'alta intensità che la gente non capisce è che lavorare in alta intensità, essendo tecniche non protocollate, cioè metodiche che non si basano su una scheda tipo dove hai 3x12, 4x8, eccetera, eccetera, fisso, lo proviamo per 2 mesi, poi magari facciamo dei macrocicli, dei microcicli. Nell'alta intensità tutto viene strutturato, cioè il volume, la frequenza, l'intensità, il sovraccarico progressivo, di volta in volta in relazione a quella che sono i risultati che emergono dal diario, cioè dagli allenamenti precedenti, e la tua soggettività. Quindi ci sono persone che possono allenarsi una volta ogni 4 giorni, altri con doti genetiche eccezionali una volta ogni 2 o 3 giorni, con volumi maggiori o minori. Quindi questa possibilità di spaziare e mettere insieme in base alle caratteristiche personali gli allenamenti dà 2 vantaggi, quello del tempo e dall'altra parte lo svantaggio invece della responsabilità, perché a differenza di uno schema classico dove tu hai il tuo schema, lo segui, se non funziona non funzionava lo schema, qui invece se non funziona perché non hai interpretato bene i tuoi dati e non sei stato bravo a rimetterli insieme e riconiugare intensità, volume e frequenza. Scusami. No, ma allora, io sai che ti ammiro molto anche perché prima avevo detto, quando ancora dovevamo partire, che sei un po' il Piero Angela nell'andare a fare una divulgazione semplificando dei concetti difficili. Guarda, io ti dico due cose e ripeto, con te è uno scambio di idee. Poi torniamo a parlare dell'alimentazione, che è sicuramente forse una delle cose che ma interessano, penso, anche all'allenamento. Certo. Allora, io credo che non avrei mai avuto la base muscolare che ho oggi se non avessi lavorato in volume quando avevo 14-15 anni fino ad andare avanti. Tant'è vero che secondo me la mia parte di powerlifting è stata fondamentale, aver fatto powerlifting all'esordio, perché mi ha dato una reattività muscolare, mi ha dato tutta una serie di cose e questo credo che debba far parte del bagaglio di qualsiasi atleta. Sì. E credo che anche tu lo abbia fatto. Sì. Ai tuoi inizi. Sì. Poi andando avanti negli anni invece riscopri più il valore del tempo e qua rivengo con te e quindi devi cercare di ottimizzare soprattutto anche quando uno studia, lavora, c'è tutta una serie di impegni. Ho un dubbio che è questo. Quando parliamo di bodybuilding stiamo parlando di una filosofia dove, mentre nel powerlifting la programmazione è tutto, e quindi il volume di lavoro, tutte queste cose qua, nel bodybuilding sai che la parte emozionale io la ritrovo ancora oggi fondamentale, quindi vuol dire avere in testa uno schema è fondamentale, però quando vai in palestra io ho visto tanti campioni che non dico che improvvisano, però sanno che quel giorno possono usare un po' di più e il giorno dopo invece no. C'è una componente umana che mi affascina in tutto questo che non l'ho mai trovato in nessun altro sport e devo dire che ne ho praticati tanti e ne ho seguiti ancora di più, però mi ricordo quando ero ragazzo che riuscivo a comunicare bene le mie passioni più con degli artisti, vale a dire con uno scultore piuttosto che con un pittore, che non con chi giocava a calcio, perché sembrava che parlassimo 2 lingue diverse, sembrava che parlassimo. Invece il lato emozionale del bodybuilding era una cosa a parte. Ecco perché mi piace chi ha confrontato il bodybuilding con una performance artistica barra metabolica. Sarà Pierone Nazionale, Piero Nocerino, perché lui che è molto bravo in questi paragoni, sì, in queste metafore.
E devo dirti che effettivamente è così. Quindi io non so quanto i protocolli ad alta intensità possano rientrare in questa parte emozionale, dove io sì, c'ho in testa qualcosa, ma in realtà posso improvvisare su quel momento in palestra. Però sì, prego, finisci pure. Devo dirti che, anche perché non volevo rompere le scatole alle persone che magari devono andare a mangiare la pappa, credo che l'alta intensità sia una cosa che va assolutamente provata, e l'idea di diluire gli allenamenti nel tempo io la trovo fantastica, e se li vuoi diminuire, diluire, devi aumentare l'intensità. Cioè, di lì non ci piove, di bisogna che passi. Sono fattori che sono inversamente proporzionali. Quindi se diminuisci la frequenza, aumenti l'intensità, o se no non ne vieni fuori. Assolutamente. Non so se vogliamo tornare a quello che dicevamo prima, però guarda, io sulla dieta chetogenica ci credo, ho della riluttanza a consigliarla a volte, proprio perché so quanto sia difficile approcciarsi in modo corretto, e mentre invece è un'alimentazione che se uno decide di seguirla la deve fare bene, la deve fare. Credo anche che per mantenersi in salute, c'è Roberto Zardinoni, ragazzi, a questo punto un hola, mi metto in ginocchio. Grazie Roberto del tuo saluto. Ciao Roberto. Ecco, io sono convinto, ad esempio, che un Roberto che l'ha provata certamente, anzi ne sono sicuro, l'alta intensità, in realtà facesse fatica ad adattarsi. Due anni fa abbiamo cercato di portarlo, io e altri amici, su un lavoro ad alta intensità, perché avevamo un progetto comune, ma Roberto è pigro, è un amico, è stato forse il più grande campione degli anni 70-80 in Italia, una persona eccezionale, è pigro, perché se avesse voluto farlo, io mi ero proposto di allenarlo personalmente per questo progetto, avremmo visto Roberto trasformarsi. Detto questo, così lo sa, ma ne abbiamo parlato tante volte, Roberto, hai ragione, sì, c'è questo aspetto emozionale, l'alta intensità è un po' è più robotica. Se tu vedi anche Mike Menzer o Dorian Yates, nella loro applicazione, nella loro coniugazione degli allenamenti, erano persone estremamente concentrate. Dorian Yates è una persona che per anni ha vissuto solo in palestra e spariva dalle gare, fino all'anno successivo non se ne sapeva niente, per poi rivederlo sul palco con dei volumi, una tiratura che faceva impallidire qualsiasi altro atleta, ed era così concentrato che per lui esisteva solo quello, e viveva allenandosi con quei livelli di intensità che abbiamo visto in Vlad Engatz. Chi può allenarsi con queste tecniche, sono al massimo livello, sono persone estremamente concentrate, e che emozionalmente la loro emozione nasce e finisce nell'allenamento stesso, nel consumarsi all'interno dell'allenamento stesso. Quindi poche persone probabilmente lo possono fare a quel livello lì. Detto questo, sì, i vantaggi poi sono tanti e specifici, e sono d'accordo con te che ognuno, in base anche alle proprie caratteristiche psicologiche, che molte persone utilizzano, come per gli alimenti, dicevamo prima, gli alimenti in una versione emozionale, cioè non è solo la dieta, non è solo la performance che deriva da quello che mangiamo, non è solo l'aspetto estetico, ma gli alimenti ci servono anche come socialità o per controllare condizioni psicologiche di un certo tipo. Anche l'allenamento in molte persone ha questa funzione, in qualche modo, di scarico, di rilascio di tensioni, frustrazioni, il semplice incontrare gli amici in palestra, cioè, e lo capisco bene, però ecco, è bene che le persone capiscano che se uno ha una necessità di utilizzare l'allenamento anche per compensare in termini emozionali, è una cosa, e va benissimo, è assolutamente lecito. Deve capire però che lui sta finalizzando l'allenamento non alla massima ottimizzazione, ma a compensare tutta una serie di fattori che non sempre sono solo legati alla composizione corporea. E invece chi vuole lavorare solo sulla composizione corporea sa che ci sono anche tecniche che ti permettono di farlo in una maniera estremamente concentrata, e sono estremamente effettive e efficaci.
Questo è il punto che io cerco di fare passare. Naturalmente poi ognuno porta avanti una tecnica o l'altra, perché alla fine, se ben gestite, tutte le tecniche portano alla fine gli stessi risultati. No, no, ma assolutamente. Ecco, in un momento come questo, dove le palestre sono chiuse, dove c'è un momento, potremmo fare un discorso che dura delle ore, non lo voglio fare. No, voglio solamente dire che una delle cose che voglio darti ragione, grande Roberto, in un momento come questo, secondo me, una delle cose che dobbiamo fare, mi riprometto di farlo io appena ci sarà il nuovo ministro, eccetera, cercare di fare capire come le palestre siano luoghi non solo sicuri dal punto di vista igienico, e tutti gli studi ci dicono che è così, ma siano i posti dove le persone imparano a vivere meglio con dei concetti di salute. Sì. Che la salute, attenzione, come ha detto l'OMS nel 1947, la salute non è solo l'assenza di malattia. Guardate questa definizione stupenda. Bravo, quindi, bravo. Questo l'ha detto l'OMS nel 1947, la salute non è solamente l'assenza di malattia, ma è uno stato psico-fisico totale. Esatto. E quindi vuol dire che si parte dal socializzare. Benissimo. Fino allo riscoprire proprio i pilastri del nostro stare bene. Giusto. E devo dire che il primo bodybuilding, quello degli anni 60, 70, eccetera, guardate che insegnava molto questo, Fassi ci ha speso una vita nel cercare di far passare questo messaggio. Capisci? Quindi direi che dobbiamo riscoprire questo e... Non vuol dire dare diete se alle persone gli insegnate semplicemente i valori nutritivi delle cose e gli spiegate che quando il sale incontra i carboidrati ci sono dei recettori comuni che ne amplificano enormemente l'assorbimento. Quindi il sodio glucose trasporter sono fondamentali. Sodio glucose, quindi sodio e glucosio trasporter. C'è uno studio, e sto rompendo le scatole a Paoli da parecchi anni, che voglio fare, è proprio andare a controllare esattamente che cosa cambia fra assumere lo stesso quantitativo di carboidrati con il sodio, senza il sodio e cambiando le varie percentuali di sodio. Guarda che ti dico, io ho fatto degli studi a parte proprio sul meccanismo di simporto del sodio a livello del lume intestinale, quindi per il trasporto del glucosio, ma non solo, anche in associazione al trattamento dei carboidrati. Cioè, se noi utilizziamo del riso appena cotto e lo mangiamo, oppure prendiamo lo stesso riso o una patata, la mettiamo nel frigo, shock termico, e ricomponiamo quella che è la struttura degli amidi e diventano amidi resistenti, l'impatto glicemico e insulinico è molto diverso. Quindi non solo la quantità di sodio, ma anche il trattamento dell'alimento, quindi uno shock termico, piuttosto che mangiarlo appena sfornato, cambia completamente la velocità di entrata degli zuccheri e l'impatto insulinico. Ecco, queste sono le informazioni che si possono dare alle persone, che sono estremamente utili. Una delle cose che mi piace fare provare alle persone, no, che hanno il terrore dei carboidrati presi alla sera a cena, e fargli provare a mangiare i carboidrati a sera a cena. Gli si abbassa il cortisolo, dormono meglio, hanno tutta una serie di operazioni che sono estremamente positive. Infatti, uno dei giochini che secondo me è molto proficuo per stimolare il metabolismo, quindi un allenamento al nostro metabolismo, è quello di provare a fare una settimana con i carboidrati veramente bassi, poi una settimana reintroducendo i carboidrati e mettendoli a pranzo, la terza settimana lo stesso quantitativo di carboidrati però messi a cena. Sì. In questa maniera tu gli hai creato un range di tre livelli e poi ritorna in scarico, in down, ritorna. Ecco, prima...
Ma sono eccezioni e sono puntualizzazioni fatte da uno che ha capito bene come funzionano gli alimenti e l'impatto ormonale che gli alimenti hanno, non solo per come vengono trattati, ma come vengono inseriti, eccetera. E assolutamente mi trovi d'accordo. Tra l'altro, tornando un attimo allo studio, nei 19 partecipanti, immagino donne non ce ne fossero, se non... No. No. E sarebbe interessante vedere l'impatto di una dieta che tu sai bene che sul metabolismo femminile le cose cambiano e cambiano in maniera notevole quando... È un'osservazione molto interessante la tua, me l'ero posta anch'io, infatti sarebbe un'esperienza da fare. Sai che c'è un bello studio fatto sempre da Paoli sulle ginnaste, con un mantenimento di performance incredibile. Sì. È una perdita di massa grassa maggiore che sugli uomini in proporzione, per cui comunque sarebbe da fare con delle donne che si allenano con i pesi. Lì ci sta la perdita di grasso, me l'aspettavo. Poi quello che io mi aspetto anche nelle donne, perché lo vediamo spesso nel mondo paleo, se non introduciamo poi delle ricariche di carboidrati soprattutto nelle donne, è un rallentamento progressivo del metabolismo, una serie di problematiche che sono legate per esempio al sonno, che tu già stavi spiegando bene, l'assenza di carboidrati, e raggiunto, portandole all'estremo, anche amenorrea e quindi... Assolutamente, assolutamente sì. Questo rientra proprio fra i rischi che non bisogna correre, perché purtroppo si instaurano questo tipo di meccanismi. Che sono meccanismi conservativi e evolutivi, direi. Una cosa interessante che volevo discutere con te è in relazione a quel discorso dell'abbassamento del testosterone e dell'IGF-1 che abbiamo visto con la dieta chetogenica. Tu, siccome abbiamo detto che abbiamo i nostri anni, ti ricorderai che negli anni 90 c'era questo medico italo-americano, canadese, se non sbaglio, Mauro Di Pasquale, che scrisse un bel libro sulla dieta metabolica. Sulla metabolica. Esatto, io tra l'altro ho usato molto in molti corsi. E lui, proprio per questo effetto, dice questa mancanza di flessibilità metabolica, riduzione del metabolismo o anche della funzionalità tiroidea, per prevenirla, introduceva nella dieta anabolica, ma anche nella metabolica, delle ricariche controllate di carboidrati in modo da mantenere una flessibilità metabolica adeguata, eccetera. Pensi che inserire, appunto, come penso di sì, che ne abbiamo già parlato, però inserire queste ricariche possa essere funzionale a tenere sempre in uno stato, diciamo, nella maggior parte della settimana, in una condizione chetogenica l'atleta, nella ricarica esce dalla condizione chetogenica, ma ci rientra subito dopo, e invece ha questo impatto positivo sul testosterone IGF-1. Ma guarda, anche quel protocollo che ti dicevo a 3 settimane in realtà viaggia su questo, perché la prima settimana è una chetogenica, forse un po' più proteica con un po' meno grassi, ma poi le altre 6 settimane si va con un'alimentazione di reintroduzione. Io sono assolutamente favorevole a questo tipo di azioni, perché secondo me proprio ti blocca quei meccanismi di inibizione e c'hai un vantaggio metabolico enorme. Fra l'altro, dallo studio emerge come una volta si pensava che la chetogenica aumentasse il metabolismo, invece è stato visto che il metabolismo in realtà non cambia. Quello che cambia leggermente il quoziente respiratorio. Quindi il quoziente respiratorio shifta verso un quoziente respiratorio per il metabolismo lipidico, il che è a tutto vantaggio dell'efficienza del meccanismo. Ci sono, secondo me, un'altra mancanza, ma lo studio è stato già fatto in modo approfondito, perché voi capite che tipo di investimento di tempo e di analisi ci vogliono per fare uno studio del genere. A parte il GH, io avrei goduto parecchio a vedere anche gli andamenti di cortisolo e di prolattina, perché sono spesso i grandi assenti. Non facciamo fatica a discutere di testosterone se non abbiamo il quadro anche di cortisolo e di prolattina, e questo a volte fa la differenza. Sono d'accordo.
Sono d'accordo, però comunque è già un inizio, perché non si era mai fatto uno studio di questo tipo e ci dà insieme dei punti di riferimento, delle cose interessanti su cui discutere, e lo stiamo facendo effettivamente. Abbiamo detto parecchio sulla... Direi di sì, mi verrebbero in mente anche mille cose, ma direi che ci hanno già seguito per fin troppo tempo, sono stati molto pazienti, sono stati. Abbiamo una media di più di 100 persone costanti durante, quindi ti dico, cioè, è piaciuta, piace. Oh, vuoi dirci qualcosa, cosa hai intenzione di fare per il tuo futuro prossimo, recente, considerando anche la pandemia? Allora, andare in pensione... il prima possibile, dopodiché no, mi piacerebbe fare altri studi, uno è quello che ti ho detto sull'interazione del sodio con i carboidrati e poi per il resto ti devo dire che io ho un'altra grande passione che è quella della storia, per cui mi diletto come rievocatore storico, faccio parte di un gruppo di rievocazione storica di una legione romana e io all'interno della legione romana faccio il capsario che era il medico di prima linea e ho ricostruito tutti quelli che erano gli strumenti. Vabbè. E ti assicuro che è affascinante vedere il livello di tecnologia medica che avevano, per cui mi sto leggendo tutta una serie di cose, sono diventato anche bravino quando facciamo, perché ci chiamano i musei, ci chiamano per quando fanno diverse cose, e io faccio questo tipo di azione, per cui voglio approfondire questo campo, perché è dalla storia che noi possiamo imparare tutto ciò che siamo oggi. Chiudiamo parlando di alimentazione. Il legionario romano imperiale era diventato un professionista e firmava una ferma militare vera e propria. E nella ferma militare c'era scritto anche quello di cui aveva diritto a livello di vitto. Allora, in marcia, il legionario romano marciava con 35 kg addosso, fra armatura, scudo e tutto, e viaggiavano in media dai 25 ai 35 km al giorno. Vi assicuro, io ho fatto 6 km con 35 kg addosso, vi assicuro che non è facile. Bene. Aveva diritto a circa 600 grammi di pane di segale, 200 grammi di grassi sotto forma di olio estrutto. Immaginavo. E aveva diritto alla dose di... erano in viaggio, non potevano cacciare, per cui avevano la carne secca, e per cui era qualcosa di molto simile al nostro prosciutto. Sì. Avevano, anche perché avevano bisogno di sodio per questione che comunque sudavano tantissimo eccetera, e avevano circa 150-180 grammi di questa carne. Oh, guarda che se non è una zona ci manca poco, e questo lo avevano di diritto. E ad esempio è bello scoprire perché i prosciutti a Parma perché era a metà strada per arrivare nelle Gallie per rifornire le legioni galliche. E quindi lì avevano detto che quello era il terreno ideale per fare gli allevamenti di maiali. Quindi si impara dalla storia tantissime cose, anche che ci riportano poi al nostro quotidiano. Io Enrico ti ringrazio tantissimo. Marco, io prima di chiudere, di solito faccio a tutti, alla maggior parte delle persone, un'ultima domanda. Tra l'altro abbiamo visto che il tuo futuro sarà nella storia, molto probabilmente. Ma l'ultima domanda che ti faccio è: se tu potessi alzare la cornetta e chiamare il Marco di 20 anni, avresti qualcosa da dirgli di fare o non fare rispetto a quello che hai fatto? E chiudiamo con questa tua ultima. Guarda, io al bodybuilding devo molto. Credo di aver dato, ma in realtà gli devo comunque molto, perché ha forgiato il ragazzino obeso e insicuro, lo ha forgiato anche alla fatica e credo che mi abbia imparato una cosa che è valida in tutti i campi.
se tu molli nello sport, mollerai anche in tante altre cose nella vita. Per cui lo sport è veramente educazione torniamo a quello che le palestre sono dei centri che educano le persone. Se quel Marco, io ho iniziato a far pesi a 13 anni, se quel Marco, diciamo di 16, 18, 20 anni, avesse voglia di ascoltarmi, gli proverei a dire di non esagerare, di non fare cazzate, che il doppio allenamento al giorno, 6 giorni a settimana non vale la pena, che quando cominci a vedere che non dormi più la notte non vale la pena, che mangiare 1,2 kg di carne al giorno non ne vale la pena, che forse le cose semplici sono quelle che funzionano di più. Però devo dire una cosa, quella telefonata ci penserei a farla, lo sai perché? Perché delle volte se ti chiedono Enrico o Marco qual è il segreto, se ci fosse non te lo direi, perché è molto più bello se in realtà tu lo capisci da solo. Io ti posso, passami il termine, insegnare a scrivere, anzi insegnare a leggere, poi però devi sceglierti tu i testi che ti vai a leggere, perché è importante quello. Per cui bisogna che tanto la più bella esperienza che puoi fare è quello di provare. Esatto. Quella ti rimane e vai avanti. Se ti ritrovi già con tutto pronto, in realtà non gli dai neanche valore, perché ti sembra che sia dovuto. È il viaggio che è importante, poi la destinazione è una conseguenza del viaggio stesso. Ti è mai capitato dopo una gara di sentirti vuoto? Perché eri arrivato, il bello era stato quello che c'era prima. Quante volte, Marco, non solo la gara ma in tante altre cose. Il percorso è stato quello che mi ha pagato rispetto al risultato finale, che era semplicemente la conseguenza di quel percorso. Assolutamente. E con questo io direi che Marco è stato gentilissimo, 1:20 che parla, magari ne faremo un'altra, Marco, su altri temi, visto che fai lo studio sull'impatto del sodio a livello dell'umore intestinale, sui carboidrati, sicuramente ti richiamerò. Perfetto. Sono stati in tantissimi a seguirci, poi andrà avanti in questi giorni l'intervista, io saluto tutti naturalmente, tu aspetta un attimo che chiudo, che così ci salutiamo. Perfetto. E alla prossima intervista, che non vi dico con chi sarà. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti e grazie, veramente di cuore.